È arrivato nella mattinata del 27 ottobre nel porto di Crotone il pattugliatore della Marina Militare di Ciotti con a bordo oltre 700 migranti, tra cui due salme, soccorsi nelle scorse ore al largo delle coste siciliane e dirottati nello scalo calabrese. Sempre a Crotone altri 109 migranti sono giunti nelle prime ore della mattinata su un altro mezzo navale recuperati dagli operatori del dispositivo Frontex. Per la cronaca altri due sbarchi si erano verificati nel pomeriggio di mercoledì alle Castella e nella serata a Crotone. Come di consueto, dopo le operazioni di soccorso, una volta scesi a terra, i migranti sono stati identificati e visitati dai medici. Subito dopo, trasferiti al CARA di Sant'Anna. Qui sono stati sottoposti al tampone per verificare la presenza di eventuali contagi da Covid. Come è noto, il centro accoglienza richiedenti asilo è gestito dalla Croce Rossa Italiana. Ci siamo organizzati per disporre al meglio l'accoglienza di queste persone, che comunque sono un numero molto consistente, oltre agli ospiti che già accogliamo presso il CARA stabilmente, i richiedenti asilo, quindi stiamo facendo quanto possibile per dare un'accoglienza dignitosa a queste persone e per garantire nell'immediatezza i beni di prima necessità. Il centro ha una capienza di 641 posti ufficialmente e con questo evento diciamo arriviamo un po' oltre la capienza stabilita, quindi si spera che poi magari dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamenti ci saranno dei trasferimenti presso altre strutture. Da dove arrivano? Questi è un soccorso che ha fatto la nave di Ciotti, un evento SAR da un peschereccio comunque che era partito dalla Libia. Come nazionalità abbiamo Egitto, Bangladesh, Siria, principalmente sono questi. Sappiamo che ci sono anche due salme a bordo, purtroppo non sappiamo le cause, le motivazioni del decesso per il momento. Per il resto cause di natura sanitaria lo stanno attenzionando i medici dell'ASP e a seguito saranno attenzionati anche dal nostro staff sanitario. Ed a proposito di sbarchi, già nel pomeriggio di ieri altri migranti, un gruppo di 64, è giunto nel porto delle Grazie a Rocella Ionica. Nel tardo pomeriggio, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, profughi di varie nazionalità e tutti di sesso maschile, tra i migranti diversi minori non accompagnati. Prima di giungere a Rocella, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela in avaria intercettata dalla Guardia Costiera a 20 miglia di distanza dalla costa della Locride. Con questo sbarco è salito a 63 il numero degli arrivi nel solo porto di Rocella Ionica da inizio anno.